Buongiorno a tutti, appunto sono Giulia Mariani, sono molto contenta di essere qui con voi, anche se appunto non ci possiamo vedere, ma almeno vedo emergere un gran numero di persone che si sono appunto segnate. Questo webinar appunto è, diciamo, ringrazio appunto la Fondazione IFEL, ANCI e la Fondazione Cittadia per questa grande opportunità. E questo webinar appunto tematico sull'affidamento familiare prevedrà appunto un'organizzazione in due blocchi, possiamo dire in due parti. Una prima parte introduttiva che farò io appunto sulle norme della normativa, ripercorreremo un po' la normativa in materia di affidamento familiare. In una seconda parte invece lascerò la parola ai comuni di Bari e di Cremona che ci esporranno, diciamo, la loro esperienza sul proprio territorio. Quindi partiamo subito così non sprechiamo tempo e immediatamente quindi appunto avrete queste indicazioni, allora, norme e documenti di riferimento. Sappiamo appunto che l'affidamento familiare è disciplinato dalla legge 184 dell'83, la conosciamo tutti perché ormai sono diversi anni appunto che è presente e quindi è stata poi successivamente modificata, in particolare dalla legge 149 del 2001, che l'ha rinominata diritto del minore ad una famiglia. Vi elencherò appunto quindi poi la legge 47 del 2017 e le disposizioni in materia di misure di protezione ai minori stranieri non accompagnati e dei documenti importanti e rilevanti che sono le linee di indirizzo per l'affidamento familiare del 2012, il manuale operativo, farò un cenno appunto del 2018, ancora il vecchio manuale operativo, l'ultimo, e la promozione delle reti di affidamento familiare a cura dell'autorità garante infanzia e adolescenza del 2017. E iniziamo subito quindi con la legge appunto che disciplina l'affidamento e l'adozione, la 184 dell'83. E vediamo appunto come viene rinominata attraverso la legge 149 del 2001, appunto, abbiamo detto il diritto del minore ad una famiglia, ossia appunto vediamo nell'articolo 1 che prevede i principi generali della legge, il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. E lo Stato, le regioni e gli enti locali, proprio nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con appunto idonei interventi i nuclei familiari a rischio, no? Chiaramente c'è un intervento a vario livello, per cui si cerca in tutti i modi di evitare l'allontanamento del minore dalla propria famiglia. Nel momento in cui non è possibile, quindi purtroppo bisogna allontanarlo, il minore deve comunque crescere ed essere educato, lo vediamo appunto al comma 5 dello stesso articolo, nell'ambito di una famiglia e deve essere assicurato questo diritto senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua e di religione nel rispetto dell'identità culturale. Quindi comunque ci si rifà chiaramente ai principi della nostra Costituzione, quindi appunto non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. Cosa succede in un secondo momento? Quindi nel momento in cui viene affidato, vediamo appunto che il minore è in affidamento, è un minore che temporaneamente, quindi temporaneamente, questa è la grande differenza fra l'affidamento e l'adozione, quindi è una famiglia che temporaneamente viene valutata non idonea, è affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori e quindi coppie sposate, conviventi, persone singole, in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Vediamo che chiaramente questa è la si prevede appunto l'affidamento familiare prima di tutto, ma è chiaramente consentito nel momento in cui non è possibile attivare un affidamento familiare l'inserimento in una comunità comunque di tipo familiare. Sappiamo sempre dalla 149 del 2001 che i vecchi istituti appunto presenti sul territorio si sono convertiti nel 2006 in comunità di tipo familiare, nelle varie fattispecie che conosciamo, quindi le comunità educative, le comunità di pronta accoglienza, le comunità o comunità alloggio, gli appartamenti per l'autonomia, le case famiglie, eccetera.
A questo punto, appunto, partiamo del, progetto nazionale che si è svolto, intitolato Un percorso nell'affido dal 2008 in poi attraverso l'intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che collaborando con il Coordinamento Nazionale Affidi, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, quindi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza delle Regioni, eccetera, l'UPI, l'ANCI, ha fatto un lavoro notevole, quindi di coordinamento tra varie istituzioni, producendo queste linee di indirizzo nazionali, quindi sono state pubblicate nel 2012, quindi consideriamo 4 anni appunto di lavoro, le linee di indirizzo per l'affidamento familiare. Successivamente c'è un'ulteriore pubblicazione, molto, anche questa molto interessante, del 2014, che è appunto il sussidiario per gli operatori e per le famiglie. Chiaramente sono tutti i documenti che immagino conosciamo tutti e conoscete, e che comunque vanno ripresi e riletti e ristudiati continuamente, perché ci sono degli spunti molto molto interessanti, proprio perché soprattutto nelle linee di indirizzo, le linee di indirizzo avevano appunto questo obiettivo di indirizzare, sostenere e disciplinare l'affidamento familiare, ed hanno un carattere proprio di raccomandazione tecnico-politica soprattutto per i decisori e gli amministratori. Lo vediamo anche poi successivamente, ci sono dei paragrafi suddivisi in cui vengono indicati appunto gli obiettivi, delle raccomandazioni e delle azioni specifiche da prevedere. Quindi che cos'è appunto? Nell'ambito sempre delle linee di indirizzo viene data una sorta di definizione, possiamo dire, viene considerato questo affidamento familiare come una forma di intervento ampia ed duttile, che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile. Quindi sappiamo che l'affidamento familiare, appunto, a differenza dell'adozione, rappresenta un sostegno, possiamo dire, ad una famiglia in difficoltà, quindi uno strumento molto molto importante e di grande efficacia a livello anche proprio di solidarietà, quindi uno strumento molto efficace per sostenere una famiglia in difficoltà attraverso appunto un'altra famiglia. Quindi in realtà non è una famiglia che si sostituisce, ma è una famiglia in più, possiamo dire, ed è importante perché si caratterizza anche proprio pur essendo temporaneo, per la stabilità, la continuità e la progettualità, per permettere al minore di trovare comunque un ambiente familiare, diciamo, idoneo per quel determinato momento. E passiamo appunto ai soggetti coinvolti. Diciamo, nelle linee di indirizzo sono distribuiti in maniera un pochino diversa, però è importante considerare prima di tutto i soggetti coinvolti, principalmente sono il minore, la famiglia di origine e la famiglia affidataria. Il minore chiaramente ha fra i 0 e i 17 anni, è di nazionalità italiana o straniera, ed ha normalmente, diciamo, un vissuto problematico, e gli deriva da un vissuto problematico della famiglia di origine o da lui stesso. La famiglia di origine è una famiglia in difficoltà, che quindi abbiamo detto può recuperare le proprie capacità, perché l'obiettivo ultimo dell'affidamento familiare è proprio il reinserimento nel proprio nucleo di origine. E la famiglia affidataria quindi è una risorsa fondamentale. Una famiglia in più, come dicevamo, che non si sostituisce assolutamente alla famiglia di origine, ma che sostiene in tutti i modi la famiglia di origine. Le istituzioni e gli enti coinvolti, sono appunto le regioni, le province autonome, anche attraverso propri regolamenti, linee di indirizzo, gli enti locali, chiaramente il servizio sociale locale, sappiamo che è protagonista e direttamente responsabile dell'affidamento, questo lo dice la legge 184 dell'83, l'azienda sanitaria locale che può supportare comunque i tre soggetti presenti, i tre soggetti che caratterizzano appunto l'affidamento familiare attraverso gli interventi sanitari o psicologici, la magistratura minorile tutelare, il tutore ed eventualmente il curatore speciale, la scuola fondamentale. E le associazioni e le reti di famiglie, appunto il terzo settore, che collaborano in maniera continua e costante, quindi con l'ente pubblico normalmente,
Nella sia per la, diciamo, processi di sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare, sia proprio come formatori, quindi affiancando gli enti locali nella formazione e nel sostegno delle famiglie affidatarie. L'attivazione dell'affidamento, quindi come viene attivato, quindi ci sono due modalità, possiamo dire, secondo quanto previsto l'articolo 4, sempre della legge 184, si può avere un affidamento consensuale, può essere previsto, che sarebbe la forma migliore chiaramente, perché c'è un consenso quindi dei genitori o dell'esercente della responsabilità genitoriale, c'è la possibilità appunto di sentire il minore che ha compiuto gli anni 12 o anche più piccolo a seconda dei casi, e in questo caso appunto nell'affidamento consensuale il giudice tutelare interviene semplicemente per ratificare un provvedimento già previsto dai servizi sociali. Per quanto riguarda invece l'affidamento giudiziale, c'è una mancanza appunto di assenso da parte dei genitori e quindi purtroppo interviene in questo caso il Tribunale per i minorenni. Nel provvedimento di affido, sempre secondo la legge 184, l'articolo 4, sappiamo che il provvedimento di affido deve prevedere assolutamente, quindi sono i servizi sociali comunque che lo prevedono, le motivazioni, i tempi, le modalità, il servizio sociale locale responsabile, il periodo di presumibile durata. Sono appunto le motivazioni chiaramente indicate in una relazione. I tempi, la tempistica, sappiamo che ci sono tante modalità di attivazione dell'affidamento familiare, ossia può essere un affidamento residenziale, quindi completo, possiamo dire, un affidamento part-time, un affidamento diurno per parte della giornata o semplicemente della settimana, quindi ci sono varie possibilità e tutte quante hanno una loro importanza e significato. Le modalità sono relative all'esercizio dei poteri degli affidatari delle relazioni e questo abbiamo visto appunto il servizio sociale locale. È responsabile appunto del programma di assistenza, nonché proprio della vigilanza, perché il servizio sociale chiaramente segue tutto il periodo dell'affidamento del programma previsto per l'affidamento familiare, che tiene continuamente informato il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni. E il periodo di presumibile durata in genere non dovrebbe superare 24 mesi, ma sappiamo che ci sono continue proroghe, soprattutto per quanto riguarda i minori, diciamo, presenti, quindi non parliamo forse di minori stranieri non accompagnati. La conclusione dell'affidamento, quindi abbiamo detto più volte, quindi sappiamo tutti che l'affidamento familiare è uno strumento che viene utilizzato per un periodo, quindi è temporaneo questo provvedimento e viene chiaramente cessa con un provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato proprio l'interesse del minore proprio perché diciamo, l'obiettivo ultimo è quello di reinserire il minore all'interno della propria famiglia. A questo punto introduciamo questa variabile, diciamo, che è appunto il minore straniero non accompagnato. Quindi prendiamo in considerazione la legge 47 del 2017 all'articolo 2. Ed è la definizione che dobbiamo considerare chiaramente perché è l'ultima definizione che abbiamo di questa legge organica, no? Che ha riunito tutte diciamo, le forme di tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, quindi dobbiamo riferirci a questo, cioè un minorenne presente sul territorio, non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea e che appunto si trova per qualsiasi cosa, ma è privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori e di adulti legalmente responsabili per lui. Per quanto riguarda appunto le misure di accoglienza, ci rifacciamo appunto sempre alla legge, ritorniamo alla legge 184-83, all'articolo 37 bis dice questa cosa fondamentale, ossia che al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza, quindi a parità di trattamento. Il minore straniero non accompagnato gode delle stesse forme di tutela del minore italiano.
italiano del minore comunque straniero presente. E quindi dal 403, cioè dal collocamento in luogo sicuro all'inserimento nelle comunità educative che abbiamo visto, fino appunto alla possibilità di essere affidato ad una famiglia affidataria. L'affidamento familiare, quindi, ce lo ricorda anche sempre la legge 47 del 2017, all'articolo 7, appunto, inserisce integra, possiamo dire, appunto, la legge 184, per cui si dice appunto che gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento dei minori stranieri non accompagnati in via prioritaria. Questo chiaramente è ripreso dalla legge 184, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza, quindi in una comunità educativa. Chiaramente questa è una conferma del fatto che anche comunque i minori stranieri non accompagnati godono degli stessi diritti e delle forme di tutela, come abbiamo detto finora. Nelle linee di indirizzo per l'affidamento familiare le riprendiamo, appunto abbiamo detto questo documento importante del 2012, le riprendiamo perché abbiamo un paragrafo specifico che parla proprio di affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati. L'affidamento familiare in questo caso quindi rappresenta un intervento utile. Lo dicono, appunto viene ribadito, anche per i minori stranieri non accompagnati, purché attivato con una progettualità specifica che tenga in considerazione chiaramente il contesto, gli attori e il progetto migratorio. È chiaro che il minore straniero non accompagnato ha delle caratteristiche, quindi comunque anche il progetto migratorio del ragazzo è importante che venga considerato. La famiglia affidataria, oltre a garantire, quindi, come abbiamo detto, un ambiente idoneo per il suo sviluppo, è chiamata anche ad un ruolo, diciamo, di ponte rispetto alla società e all'integrazione sul territorio. E vediamo appunto, come dicevamo prima, all'interno delle linee di indirizzo abbiamo delle raccomandazioni e poi delle azioni. Delle raccomandazioni perché chiaramente per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati si dice appunto che le amministrazioni sono chiamate a promuovere l'affidamento presso famiglie e persone singole attivando tutte le azioni necessarie per il miglior abbinamento possibile. Anche in questo caso, diciamo, bisogna considerare il miglior abbinamento possibile. Bisogna promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione, coinvolgendo in maniera importante anche tutta la comunità e le famiglie straniere presenti sul territorio. Prevedere per i minori gli stessi contributi economici, la stessa copertura assicurativa, quindi parità di trattamento con i minori italiani o i minori stranieri comunque presenti sul territorio. Abbiamo, come abbiamo detto, appunto, delle azioni e delle indicazioni operative, ossia il centro per l'affidamento, l'ufficio previsto, se presente, non è detto che sia presente in tutti i comuni, comunque che riesca a coinvolgere dei mediatori culturali, perché chiaramente bisogna riuscire a confrontarsi con questo, con il minore straniero non accompagnato e capire la realtà da cui proviene. Qualora sia prossimo alla maggiore età, è importante sentire bene cosa ne pensa, diciamo, di questo progetto di affidamento. È importante che vengano organizzati dei percorsi specifici di sensibilizzazione, anche con una certa attenzione alle usanze, alle abitudini, alle religioni, eccetera, nei paesi di origine dei ragazzi, dei minori stranieri accompagnati. E i servizi sociali assicurano comunque il necessario affiancamento, come in ogni caso, anche proprio per gli affidatari e i minori stranieri accompagnati durante il periodo dell'affidamento familiare. E qui appunto abbiamo le caratteristiche principali. Possiamo fare riferimento anche al sito appunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove ci sono questi report periodici in cui abbiamo continuamente quindi degli aggiornamenti sulle caratteristiche dei minori stranieri accompagnati, ma prevalentemente sappiamo che hanno più di 14 anni e attualmente più del 60% sono di 17 anni addirittura,
La famiglia d'origine, quindi sappiamo che non è presente sul territorio nazionale, l'autonomia è il loro obiettivo principale e necessitano di strumenti appunto efficaci per riuscire ad integrarsi. Quindi la famiglia affidataria è sicuramente uno strumento ulteriore e quindi ulteriore che può aiutare appunto il minore nel suo percorso di autonomia e di integrazione. Un documento interessante, importante nel presente è la promozione delle reti dell'affidamento familiare a cura dell'autorità garante infanzia e adolescenza uscito nel 2017. È un documento elaborato da un gruppo tematico interistituzionale sulla promozione, proprio sulla promozione dell'affidamento familiare che diciamo, riordina un po' tutto il sistema delle reti locali presenti sul territorio ai diversi livelli, a livello nazionale, regionale o locale, ed è comunque destinato principalmente ai garanti regionali. Però, diciamo, è molto interessante anche vedere l'organizzazione di questo documento. Lo trovate sul sito che appunto abbiamo messo in fondo alla pagina. E per quanto riguarda un altro, diciamo, documento interessante, che è un nostro documento, l'ultimo appunto di agosto 2018 in via di revisione, è proprio quindi il nostro manuale operativo. Nel 2018 ancora si parlava di SPRAR, quindi all'interno di questo manuale, del nostro manuale operativo, c'è una parte interessante che ho voluto appunto mettere in luce, ossia proprio quindi il ruolo degli affidatari, proprio perché oltre ad offrire quindi questo sostegno affettivo ed educativo che è richiesto comunque in generale alla famiglia affidataria, si pongono proprio come i principali protagonisti di un percorso di integrazione, anche grazie proprio al loro vissuto, quindi riescono comunque ad aiutare il minore straniero non accompagnato. Questo, diciamo, mi sembra molto importante e interessante. Adesso facciamo una piccola parentesi, diciamo, per capire il contesto in cui ci muoviamo. L'ultima legge, appunto, l'ultima legge che abbiamo a disposizione è la legge 132 del 2018, perché è la conversione in legge del decreto legge 113 del 2018. Vediamo che questa norma, appunto, cosa ha fatto? Ha praticamente rinominato lo SPRAR in SIPROIMI. Sapevate che appunto lo SPRAR è il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Come sappiamo, attualmente la definizione è invece sistema di protezione proprio per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Quindi il SIPROIMI attualmente sembrerebbe la norma, e anche poi le circolari successive, le circolari attuative del Ministero dell'Interno, sembrerebbero dare anche molto spazio alla presenza dei minori stranieri non accompagnati, proprio perché sembrerebbe stabilire che il sistema diventi l'unico sistema di accoglienza per tutti i minori stranieri non accompagnati sul territorio. Di conseguenza, il nuovo decreto ministeriale del 18 novembre del 2019 sulle modalità di accesso appunto degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e Servizi dell'Asilo, ha previsto un articolo specifico, l'articolo 35, che prevede le attività e servizi specifici aggiuntivi in favore dei minori stranieri accompagnati. Fra questi vari servizi previsti c'è appunto proprio l'affidamento familiare, cioè si prescrive in qualche modo che gli enti locali tentino di attivare, di promuovere, di attivare gli affidamenti familiari full time, part time, quindi nelle varie forme previste, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore e come intervento appunto complementare all'accoglienza in struttura. È un intervento appunto complementare perché sappiamo che non deve essere considerato l'unico, chiaramente, perché la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati sono accolti nelle comunità educative, nelle comunità familiari presenti sui territori, però comunque è importante che si ragioni anche in un'ottica di ventaglio, possiamo dire, di varie possibilità di accoglienza, fra cui anche l'affidamento familiare, inizialmente o anche in un periodo successivo.
Vi ringrazio, io avrei terminato appunto il mio intervento e passo la parola, allora come abbiamo detto, prima di tutto al Comune di Bari, a Miriana De Astis, che è l'assistente sociale e referente affido del Comune di Bari, e successivamente interverrà il Comune di Cremona con Lara Raffaini e Selene Fiorini. Non so se poi ci sarà un intermezzo, mi sembra di aver capito, quindi poi dopo ci rivedremo. Grazie. Grazie per questa possibilità di confronto. Mi sentite? Sì, sentiamo. Grazie. Mi sentite? Sì? Ok. L'intervento che presenterò oggi è la promozione dell'affidamento familiare e le sperimentazioni attivate nel comune di Bari in favore di minori stranieri non accompagnati, accolti in comunità educative, come diceva Giulia, o in struttura afferente al progetto Titoni. Io sono referente del servizio di affidamento familiare del Comune di Bari, denominato Strada Facendo e gestito in appalto mediante gara di avviso pubblico con la cooperativa Sociale Gea da febbraio 2010. L'organizzazione che l'amministrazione si è voluta dare è quella di individuare tre diverse equip che potessero meglio gestire appunto il tema dell'affido e rispondere quindi in maniera puntuale e adeguata alle varie fasi dell'istituto, nonché alle diverse esigenze di tutti i servizi coinvolti. Quindi vediamo ad un primo livello l'equipe centrale affido, costituita dall'assistente sociale referente del Comune di Bari, l'amministrativo referente, la posizione organizzativa minori e famiglie e il referente dei cinque municipi che sono presenti nel Comune di Bari. Questa prima equipe ha appunto il compito di coordinare tutte le varie fasi del progetto, andare a fare uno studio, un'analisi del fenomeno per vedere come cambia, come evolve le eventuali criticità e gli aspetti da migliorare, redigere mediante cabina di regia che si incontra a cadenza periodica il disciplinare dell'affido e le schede, diciamo, da utilizzare durante le varie fasi. La seconda equipe che lavora in parallelo con l'ECA e con l'ENFA è l'ENFOM, ovvero l'equipe multidisciplinare famiglia d'origine e minori. Anche qui vediamo la presenza dell'assistente sociale del comune e ha proprio il compito di andare a supportare la famiglia di origine laddove siano presenti delle difficoltà, quindi andare anche a supportare le capacità genitoriali, ascoltare i minori, far emergere quelle situazioni di vissuti familiari, andare a rafforzare la sua identità e supportare insomma tutto il percorso di affido, congiuntamente all'equipe multidisciplinare della famiglia affidataria che lavora in stretto contatto con il consultorio familiare, in quanto tra i suoi compiti è anche quello di valutare le famiglie che si rendono disponibili all'accoglienza e quindi diciamo, inviare il consultorio di competenza per l'idoneità della famiglia. Tutto questo ruota intorno al benessere del minore, assieme e in stretto contatto con una serie di altri servizi, quali la rete dei servizi socioeducativi, quindi servizi sociale e professionale che ha in carico il minore, l'autorità giudiziaria, quindi il Tribunale per i minori, che apre un procedimento venuto a conoscenza del rischio, lo ha già aperto e quindi lo prosegue con la nomina di un tutore e con la prescrizione di tutte le azioni da porre in essere per un progetto di vita che tenga conto, insomma, del benessere stesso del minore e dell'eventuale recupero delle capacità genitoriali della famiglia dello stesso. Sempre parte del puzzle, ovviamente fanno parte tutti i servizi scolastici, sanitari, le strutture di accoglienza con le equip che vi lavorano all'interno, nonché i servizi del terzo settore e la comunità tutta. Nel merito appunto della comunità, come abbiamo detto nella prima parte, è compito delle amministrazioni in diverse normative, veniamo sempre sollecitati nell'attivare forme di inclusione e di attivazione solidale per l'integrazione dei ragazzi, siano essi italiani che stranieri. Una delle iniziative promosse nell'ambito appunto di queste diverse campagne di socializzazione è denominata essere comunità
realtà Rete Solidale per l'Inclusione ed è stato un programma finalizzato per favorire la promozione di forme di cittadinanza attiva mediante la realizzazione di percorsi ed esperienze di inclusione, accoglienza diffusa e confronto interculturale. Il progetto è stato strutturato in maniera tale da permettere a chiunque di dimostrare la propria disponibilità, di mettere a disposizione il proprio tempo in favore di chi ne ha più bisogno, in un'ottica comunque di reciprocità e parità, nel senso che ognuno delle due parti, quindi chi dava e chi riceveva, lo faceva reciprocamente in un'ottica paritaria. Il progetto in particolare ha visto la realizzazione di due azioni. Una è Essere Comunità, azione e contrasto per l'inclusione sociale, finalizzata a promuovere esperienze di scambio e di competenze, organizzazione di attività formative e informative, progetti e cura di spazi pubblici. Quello che ci interessa è l'azione Essere Comunità, accoglienza in famiglia, finalizzata a strutturare una procedura di ospitalità per i cittadini che si sono detti appunto disponibili ad accogliere, da prima pensato per l'accoglienza di soli adulti stranieri, poi pian piano abbiamo visto che c'è stata una grande risposta e una grande quasi richiesta di disponibilità da parte delle famiglie ad accogliere minori. È per questo che ci siamo poi sempre più interrogati in modo tale da idealizzare forme specifiche per prevedere appunto la messa in campo di queste risorse. Seguendo sempre la linea del tempo, ritroviamo la casa dell'affido, un'azione comunque sempre messa in campo dal Comune di Bari, inaugurata a giugno del 2018, e questa casa dell'affido si connota appunto come uno spazio fisico dedicato alla promozione della cultura dell'affidamento familiare, alla conoscenza e allo scambio tra le famiglie che hanno già avviato percorsi di affido, che ci stanno magari pensando, che non sono ancora partiti o che insomma hanno avuto esperienze concluse. Quindi questi sono percorsi anche di sostegno alla genitorialità e nel tentativo di avviare percorsi di mediazione quanto più interculturali, infatti sono aperti e accessibili a tutti. Il progetto quindi nasce dall'idea proprio di fornire uno spazio fisico e libero accessibile, senza requisiti particolari, le persone possono recarsi in autonomia in questo luogo, chiedere un appuntamento più approfondito ed esprimere la loro volontà. I servizi offerti in questa situazione sono lo sportello di ascolto dei minori e delle famiglie che decidono di affacciarsi a questa esperienza, la formazione e l'informazione che viene fatta sia in questo luogo fisico o che da questo luogo fisico idealizzato come hub si ramifica anche alle parrocchie e alle scuole. E sempre nell'ambito della Casa dell'Affido ritroviamo una iniziativa che è il cantiere dell'Affido Famiglia in Costruzione, che si è articolata in tre giornate a tema, dove abbiamo visto l'alternarsi di relatori esperti del tema a persone che hanno avuto esperienza di affido. Quindi è stata anche una bella dimostrazione dell'esperienza, perché pensiamo comunque che chi ha avuto chi mette le mani in pasta possa meglio rappresentare quello che è il tema dell'affido. Sono state previste inoltre attività un po' più ludiche e dinamiche di socializzazione finalizzate alla promozione del servizio, quali l'open day, serata di gala e anche la settimana del cinema, quindi dei cineforum tematici. Anche qui abbiamo previsto tre giornate che hanno avuto tutte e tre come tema di sottofondo l'affidamento familiare, ma in tre contesti diversi. L'ultimo in particolare ha avuto un particolare anche successo, è stata la presentazione del film, non so se si riesce a vedere bene nella slide, Io sono qui, che è un documentario di Gabriele Gravagna e racconta la storia di Dine, Magussa e Omar, che sono tre ragazzi ospiti del centro di prima accoglienza a Palermo. E il tema dei ragazzi migranti ovviamente è molto sentito sia a livello nazionale e anche a Bari. Pensiamo che già nel 1990 da noi c'è stata la prima ondata dei ragazzi albanesi, seguita poi nel corso del tempo fino al 1990
2018, dove si sono affiancati anche molti ragazzi di origine kosovara, e nel corso degli anni successivi il flusso migratorio si è sempre più arricchito e anche diversificato in termini di provenienza dei minori. Già nel 2003 avevamo una grossa fetta di minori che provenivano sia dal continente africano, ma anche dall'Iraq, assieme alla fetta rimanente dell'Albania. La fascia d'età prevalentemente si attesta in tutti i periodi presi in esame tra i 12 e i 16 anni, e con alcuni bambini con un'età di 9-10 anni. Negli ultimi anni invece il fenomeno ha assunto una visibilità sempre più crescente, come testimoniano anche i numerosi sbarchi avvenuti sulle coste e le statistiche riportate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Infatti questi dati riportano un aumento importante dei minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano, di provenienza prevalentemente quindi dal continente africano, soprattutto negli ultimissimi anni, con una fascia d'età che va dai 15 ai 17 anni. Quindi c'è stato progressivamente quasi un aumento, come diceva anche prima Giulia, il 70% dei ragazzi che arrivano si attestano intorno ai 17 anni, pur raccontando nel corso di diversi colloqui di essere partiti magari dal proprio paese di origine molti anni prima, alcuni addirittura dai 12-13 anni. Questo perché molto spesso si trovano ad affrontare viaggi in cui vengono in un certo senso trattenuti nei paesi di transito, senza scendere troppo nei dettagli, anche in Libia. E, tuttavia, negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva diminuzione degli sbarchi e quindi del fenomeno migratorio, ed ovviamente vari rispecchi a questa tendenza. Pensiamo che ad esempio nel 2014 i minori stranieri non accompagnati a Bari erano 312, mentre l'anno scorso ne sono stati 66. Nel primo semestre di quest'anno contiamo 43 accoglienze, di cui 14 solo dall'inizio dell'anno. Mentre appunto gli altri proseguivano l'accoglienza iniziata l'anno scorso. Questo valore di 43 ragazzi accolti è da corrispondere all'83 numero di posti autorizzati come posti SPRAR. Di questi, 47 in comunità educative, 18 gruppi appartamento e 18 per i neo maggiorenni. Mentre per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati affidati con decreto del Tribunale per i minorenni di Bari, sono stati 7 nel 2019 e 3 proseguono tuttora il percorso di affido, mentre 4 dei 7 sono stati dichiarati sempre con decreto del provvedimento del Tribunale per i minorenni in affidamento preadottivo. Ovviamente nella presa in carico e tra i possibili interventi di assistenza e di tutela dei minori abbiamo visto le varie leggi che si sono susseguite, quella dell'83, dell'84 e dell'83 prevedono forme di accoglienza dei ragazzi da preferire comunque a accoglienze in famiglia. Questo per tutelare le esigenze del minore che pure non essendo propriamente riferibile la legge 184 dell'83, abbiamo visto con Giulia che c'è un esplicito articolo che equipara a parità di trattamento i minori stranieri non accompagnati ai minori italiani. Quindi anche a loro devono essere date le stesse possibilità di affidamento familiare e questo è compito dell'amministrazione, promuovere tutte queste forme di affidamento. Facendo invece riferimento appunto alla legge Zampa, che rende obbligatoria l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di predisporre quindi due forme di tutela, quali l'affidamento familiare e il tutore volontario, emergono dei dati esigui rispetto a questa forma di tutela, quale dell'affidamento familiare. Infatti risultano ad oggi in Italia accolti in affidamento solo il 3%. Nell'ottica di offrire forme concrete di integrazione socioculturale si colloca la progettualità Famiglie senza confini. E,
La progettualità Famiglie Senza Confini, è un progetto sperimentale attivato sul comune di Bari a fine del 2018 ed è intesa come ponte tra la comunità di accoglienza e la realtà esterna, che possa fornire al ragazzo minore straniero non accompagnato, ma anche neo maggiorenne, un'esperienza positiva di scambio e di esperienza in grado di sostenerlo nel complesso percorso di rinascita e crescita personale, nonché di stimolare la comunità adempiendo appunto a quanto sancito dalle precedenti normative antidette. Il progetto è partito su iniziativa dell'assessorato al welfare e anche dalla scorta di tutte quelle iniziative e campagne promosse nel comune e si pone appunto l'obiettivo di ampliare queste occasioni di inclusione e confronto interculturale e sostegno in favore dei ragazzi. Questo avviene tramite un percorso educativo di accoglienza presso le famiglie o coppie che si rendono disponibili ad offrire ai ragazzi e ai neomaggiorenni riferimenti affettivi e educativi per prendersi cura di loro. Si tratta ovviamente di giovanissimi, abbiamo detto la fascia d'età che si attesta tra i 15 e i 17 anni, ma viene data la possibilità anche di estendere ai neomaggiorenni questa possibilità. Crediamo fortemente in questo progetto che promuove un patto educativo, sociale e culturale che non riguarda solo le singole famiglie o i ragazzi migranti, ma coinvolge a ripercussioni positive su tutta la comunità, in una prospettiva di comunità educante. Il progetto è stato idealizzato nel comune di Bari in collaborazione con il Tribunale per i minorenni di Bari, la Procura della Repubblica, i tutori dei minori stranieri non accompagnati che vengono coinvolti dall'inizio, durante e fino alla fine del progetto, l'Università degli Studi di Bari nella parte dello studio dello stesso progetto, ovviamente le comunità di accoglienza facente parte della rete Siproimi dei minori stranieri non accompagnati, le comunità educative e la rete del territorio. È un'esperienza di accoglienza e di ascolto per i minori. Il progetto parte con una prima fase di informazione e formazione verso tutte quelle famiglie o singoli che decidono di affacciarsi a questa esperienza. Non abbiamo previsto limitazioni proprio perché non parliamo, quando parliamo di famiglie senza confini, già dell'istituto di affido, ma parliamo di un'attività che possa fungere e che possa poi tramutare in affido, ma non lo è già in partenza. Quindi non prevediamo requisiti e limitazioni all'accoglimento di disponibilità da parte delle famiglie che accogliamo tutte e loro iniziano un primo percorso di formazione. Ce n'è stato uno già alla fine dell'anno 2018 ed uno alla fine dell'anno 2019. Adesso siamo in procinto di organizzare quello del 2020 che si terrà sempre nelle ultime mensilità dell'anno. Questo percorso di formazione tende a dare un'infarinatura generale su quello che è il tema dell'immigrazione, in modo tale da permettere alle persone di essere a conoscenza delle principali, appunto, tematiche e dei principali aspetti che caratterizzano questo tema, e quindi abbiamo previsto la formazione articolandola in 5 giornate sulla parte documentale dei permessi di soggiorno e sulla parte sanitaria, sugli aspetti dell'istruzione, dei specifici bisogni di questo aspetto particolare per i ragazzi. E abbiamo previsto anche poi, oltre che la spiegazione del progetto stesso con la specifica dei ruoli, degli obiettivi, delle finalità, anche un ultimo incontro dove una famiglia che ha già avviato nel scorso anno il progetto possa appunto raccontarsi. Segue la parte della formazione una vera e propria istanza di disponibilità. Quindi chiunque a fine del percorso di formazione si senta ancora motivato e rafforzato, consolidato in quelli che sono gli aspetti descritti dal corso, può proporsi come di famiglie senza confini, portando qui in comune un'istanza di disponibilità dove comprendere
compila delle parti finalizzate alla raccolta delle prime informazioni utili, quindi come è venuta a conoscenza del progetto, quali sono le sue motivazioni, quali sono le aspettative e le eventuali paure, come è costituito il suo nucleo familiare. E a questa istanza di disponibilità segue il periodo proprio della conoscenza con la famiglia, una conoscenza che viene fatta di persona attraverso un colloquio psicosociale, quindi con l'assistente sociale referente del progetto ed una psicologa volta alla raccolta dell'anamnesi della famiglia di tutti i componenti, e segue una parte di test psicologici e una visita domiciliare per vedere le condizioni abitative della famiglia, in modo tale anche da comprendere come poter organizzare l'accoglienza dei ragazzi. E prima dell'abbinamento ovviamente c'è la conoscenza dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni. Questa viene fatta dapprima mediante incontri con le strutture dove i ragazzi sono accolti, quindi con gli operatori che ben conoscono i ragazzi, quindi nella loro quotidianità, nelle loro paure, nei loro timori o nelle loro aspirazioni, in modo tale da calibrare la fase poi successiva dell'abbinamento. Segue un incontro di persona dove si spiega al ragazzo che cos'è il progetto con la chiarezza, sottolineiamo sempre questa parte perché non si vuole fare confusione rispetto a famiglie senza confini, perché magari ci sono dei ragazzi che la propria famiglia hanno e ci tengono alla propria famiglia nel paese di origine, quindi non si vogliono sostituire le figure genitoriali ma affiancare a queste e agli operatori della comunità altri punti di riferimento. Conosciuto il ragazzo attraverso alcuni parametri e indicatori oggettivi e qualitativi, valutazioni anche motivazionali, avviene l'abbinamento. Quindi il ragazzo viene messo in contatto con la famiglia. Il primo colloquio è un incontro semistrutturato dove c'è la presentazione di entrambe le parti, mentre la seconda parte dell'incontro è un incontro dove si lasciano libera la famiglia ed il minore di incontrarsi, magari facendo una semplice passeggiata per prendere un gelato, dove poi successivamente c'è un momento di restituzione e verifica. Va avanti così questo percorso di conoscenza libera e autonoma, con appuntamenti periodici anche organizzati dalla comunità di accoglienza. E poi c'è la formalizzazione del patto. Il patto di accoglienza è una scheda che abbiamo previsto ad hoc quando abbiamo appunto pensato a questo progetto, in modo tale da avere comunque un canovaccio da seguire, cioè dove vogliamo andare con questo progetto, qual è la nostra finalità. Il patto di accoglienza viene fatto, sottoscritto, compilato, pensato ed immaginato con tutte le parti, quindi sia l'assistente sociale che la comunità di accoglienza e quindi anche il minore e la famiglia, nonché tutore. Questo patto viene poi trasmesso al Tribunale per i minorenni di Bari, che ha conosciuto appunto il progetto e ne ha condiviso le finalità, e tenuto in un fascicolo ad hoc che si accompagna al fascicolo al procedimento poi aperto già per il minore. Avvenuto poi il progetto, è iniziata la fase di conoscenza, degli incontri consolidati, avvengono degli incontri di sostegno e monitoraggio, anche questi qui periodici, nel senso che a seconda delle esigenze che si vengono a manifestare durante l'andamento del progetto, l'assistente sociale, di concerto con l'equipe del progetto, decidono se incontrare la famiglia a cadenza mensile o semestrale o incontrare il ragazzo individualmente. I focus group invece sono un altro strumento molto importante del progetto, perché permettono di mettere in rete le esperienze che le singole famiglie fanno con i rispettivi ragazzi e condividere insomma tutto quello che succede durante i mesi di riferimento. L'accompagnamento e il sostegno è costante durante tutto il progetto. Ovviamente adesso siamo in una fase un po' che ci ha rallentato tutti,
tutti. Quello che prevediamo è quello è di mettere a regime il progetto Famiglie Senza Confini in modo tale da farla diventare una pratica consolidata e stiamo, come ho detto prima, prevedendo anche una seconda sessione di formazione a cui vorremmo far precedere delle campagne di sensibilizzazione in collaborazione con l'UNHCR mediante la trasmissione di alcuni spot pubblicitari delle famiglie che magari hanno già avviato l'accoglienza, di ragazzi che sono già inseriti nell'accoglienza o di quelle famiglie o di quei ragazzi che invece stanno aspettando di essere, insomma, coinvolti nel progetto per vedere appunto le diverse fasi del progetto. Successivamente a questo abbiamo pensato di ideare un albo delle famiglie accoglienti in modo tale da avere sempre a disposizione queste risorse che per noi sono ovviamente importantissime sia per gli adempimenti di legge di cui parlavamo prima ma anche per appunto fornire il sostegno a questi ragazzi che hanno e esprimono una forte voglia di integrarsi con strumenti concreti nella realtà in cui vengono inseriti. Ho inserito quest'ultima slide per dire in generale che durante questo periodo di fermo comunque siamo stati attivi sia a livello di comune sia a livello di tutte le associazioni del territorio con sportelli psicologici, sia questa qui è riferita all'adozione che anche per quanto riguarda l'affidamento. Abbiamo attivato numeri telefonici in modo tale da supportare continuamente le persone, nonché i ragazzi in questo particolare momento. Io avrei terminato, quindi lascerei la parola a Lara Raffaini, a meno che non ci siano delle domande da farmi. Grazie a tutti. Già attivo il mio microfono? Sì, è attivo il mio microfono. Allora, salve a tutti, buon pomeriggio. Io sono Lara Raffaini e dietro di me per le distanze sociali c'è Selene Fiorini che parlerà insieme a me fra un quarto d'ora. Allora, ringrazio per questa ulteriore manifestazione di grande, così, di grande fiducia nei confronti del nostro territorio e del nostro progetto. Io vi introdurrò un tema che probabilmente in altre occasioni, in altre sedi avete già sentito direttamente da me, ma obiettivamente sono sempre molto, molto contenta di condividerlo col territorio nazionale. Cremona è una città che dagli inizi degli anni 2000 si sperimenta con l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in modo abbastanza sostanziale, quindi fin dal 2000, dai primi anni 2000, 2004, 2005, abbiamo avuto un accesso alla città, che comunque è una città di 72.000 abitanti, quindi una città piccola, non particolarmente lontana dal territorio milanese, di moltissimi minori stranieri non accompagnati albanesi, nell'ordine delle centinaia, nel giro di qualche anno. Di conseguenza, l'amministrazione comunale insieme agli enti del terzo settore che hanno sempre collaborato in modo molto strutturato con l'amministrazione hanno cercato di, dal 2004 ad oggi, quindi negli ultimi 15-16 anni, di approfondire un po' il tema dei minori stranieri non accompagnati cercando di comprendere quali fossero da una parte le motivazioni spero che mi vediate, sì, le motivazioni che portavano così tanti ragazzi sul territorio cremonese, quindi un territorio, diciamo, inaccessibile se il minore non intende deliberatamente venire nella nostra città. Dall'altra parte, perché questi flussi migratori molto strutturati, quindi l'epoca degli albanesi, l'epoca dei kosovari, c'è stato un lungo periodo che ha visto un afflusso continuativo e costante di minori non accompagnati di nazionalità egiziana e questo ha portato non solo il terzo settore e il servizio immigrazione dei servizi sociali, ma anche il territorio e l'ente locale a necessariamente strutturare delle proposte che fossero aderenti ad un bisogno che stava emergendo e che non era specificatamente il bisogno dei minori in tutela presi in carico dal servizio sociale territoriale di base.
Pertanto, partendo dalle prime esperienze di affidamento familiare, le prime ipotesi proprio di collocamento del minore straniero non accompagnato in famiglia riguardava la capacità dell'ente locale e del terzo settore insieme di reperire sul territorio regionale o nazionale la presenza di persone che afferenti, se non proprio della famiglia del minore non accompagnato, comunque afferenti a delle presenze della rete dei connazionali che con ogni probabilità erano in contatto col nucleo familiare d'origine e che di conseguenza in qualche modo avevano fatto un po' da magnete per il minore non accompagnato nell'arrivo a Cremona. Abbiamo visto che queste persone che avevano delle storie migratorie molto, molto, molto antiche, quindi si trovavano sul territorio cremonese o comunque limitrofo da molti anni, non avevano fatto altro che aiutare dei minori a venire nel territorio cremonese per dare loro, per offrire loro un'opportunità di vita differente, quindi senza, parliamo dell'anno 2007, 2008, 2010, quindi parliamo di comunità preesistenti sul nostro territorio che in qualche modo richiamavano dei minori con l'unica finalità comunque di sostenere dei minorenni che nel paese d'origine avevano delle condizioni familiari precarie per in qualche modo garantire o sostenere o offrire un futuro diverso. Chiaramente subentrava un timore. Il timore era quello di non poter regolarizzare il minore non accompagnato una volta arrivato sul territorio nazionale e di conseguenza realizzava, abbiamo rilevato questa dinamica, cioè il minore arrivava sul territorio, autonomamente si rivolgeva alla questura piuttosto che ai carabinieri o addirittura arrivava direttamente al servizio sociale territoriale alla porta di accesso e dichiarava di essere abbandonato, quindi di essere solo sul territorio nazionale. Esperienze inizialmente ci hanno consentito di rilevare una serie di persone di comunità o di nuclei familiari disponibili, chiaramente afferenti alla medesima etnia e appunto, come vi dicevo prima, anche in contatto con la famiglia d'origine, abbiamo cercato di non criminalizzare, diciamo, queste presenze, ma di valorizzarne eventualmente l'apporto che queste famiglie preesistenti potevano avere nella vita del ragazzo. Chiaramente c'era una presenza educativa molto forte, il ragazzo era collocato nella famiglia che di fatto era già in contatto con la famiglia d'origine e che quindi aveva comunque un'influenza importante sul progetto del ragazzo, però l'assistenza educativa e la presenza del minore all'interno del centro diurno era chiaramente quotidiana, quindi il sistema dei servizi integrato, sociale e del terzo settore era estremamente presente all'interno della famiglia e a fianco del minore non accompagnato, non solo per tutta una parte amministrativa e di risoluzione di problematiche legate ai documenti, ma anche per la formalizzazione e lo sviluppo di un progetto individualizzato che avesse un senso e che non desse adito a rischi legati, non so, alla caduta nel lavoro nero, allo sfruttamento lavorativo minorile. L'evoluzione del nostro sistema che ci ha portato oggi ad essere così un po' un progetto particolare sul territorio nazionale è stato quello di comprendere, anche grazie all'ingente numero di minori che è stato accolto al nostro territorio, comprendere effettivamente chi fosse il minore straniero non accompagnato. E mi ritrovo moltissimo con quello che Giulia ha detto all'inizio di questa lezione, relativamente proprio alle caratteristiche fondamentali del minore. Quindi noi non parliamo di bambini. Non parliamo di bambini che non hanno una direzione nel loro essere in Italia, non parliamo di bambini privi di famiglia d'origine, non parliamo di ragazzini che hanno la necessità di avere un'altra famiglia sostitutiva, esattamente come diceva Miriana prima. Abbiamo davanti dei ragazzi che o per scelta familiare o per scelta individuale, prima di tutto sono adolescenti con caratteristiche di persone adultizzate abbastanza evidenti, nel senso che parliamo di ragazzi che o per scelta propria o per scelta della famiglia hanno intrapreso dei viaggi e dei percorsi migratori talvolta estremamente complessi, estremamente traumatici e di conseguenza abbiamo davanti delle persone che all'interno del loro immaginario e della loro identità,
costruzione della loro identità personale hanno già una direzione abbastanza definita. Quindi sono ragazzi che sono in modo permanente in contatto con la famiglia d'origine, che sono arrivati in Italia con una rappresentazione del nostro paese, della nostra città ben specifica, che probabilmente proviene da persone che avevano già intrapreso il medesimo viaggio in Italia, che quindi si sono fatti portavoce di una descrizione o di una rappresentazione della vita in Italia, talvolta aderente, talvolta meno aderente alla realtà. Sono ragazzi che hanno delle aspettative e delle aspirazioni che non sempre sono coerenti con l'impostazione normativa del nostro paese e che quindi sono minorenni e quindi hanno, come diceva giustamente Giulia prima, il diritto ad accedere a tutti i sistemi, a tutti i servizi di tutela che sono dovuti ad ogni minore presente sul territorio nazionale. E di fatto sono minori abbandonati fino a prova contraria, nel senso che noi non sappiamo se sul territorio nazionale, se sul territorio comunale, locale o regionale ci siano o meno delle figure adulte di riferimento e quando anche ci fossero non siamo in grado noi specificatamente di comprendere se queste persone siano o non siano degli elementi positivi per questi ragazzi. Quindi quello che... Leggevo le domande, ok. Quello che secondo me è particolarmente interessante dell'evoluzione del nostro sistema è stato quello di passare dall'affidamento familiare a connazionali conosciuti dalla famiglia d'origine all'affidamento familiare, devo dire, poche esperienze e non particolarmente positive, di minori stranieri non accompagnati a famiglie straniere. Dove ci è capitato, e non voglio rendere assoluta questa mia considerazione, parlo semplicemente delle esperienze di Cremona di un determinato periodo, dove c'è stata effettivamente una contrapposizione fra la famiglia affidataria in Italia e la famiglia d'origine nel paese d'origine. Quindi questa difficile comprensione di un sistema di accoglienza e di un sistema di tutela che si traduce anche in un'accoglienza in famiglia, una difficile comprensione da parte della famiglia di origine dei minori che erano inseriti in famiglie in Italia, che potevano essere della medesima etnia e provenienza o anche di diversa etnia. Detto questo, sull'esperienza dell'inserimento del minore non accompagnato in una famiglia, passatemi il termine tradizionale, abbiamo sperimentato e da anni stiamo sperimentando l'affidamento di minore straniero non accompagnato ad ex minore straniero non accompagnato, quindi denominato affidamento potenziato, incardinato nella legge 184 dell'83, con le medesime procedure e modulistiche che citava prima Giulia, quindi il provvedimento di affido, il collocamento temporaneo, e che tra l'altro sono materiali che il servizio centrale ha già a disposizione da precedenti formazioni, ma che possiamo mettere a disposizione per i modelli che stiamo utilizzando noi, che abbiamo creato apposta per il progetto Siproini, sia come provvedimento di affido che come valutazione di affidatari, che poi vi spiegherà Selene, che come modelli di collocamento temporaneo. Quindi il nostro sistema si configura come il dare la possibilità ad un minore straniero non accompagnato di essere collocato in un ambiente familiare, come è previsto dalla normativa, di essere affidato ad una persona singola, che in questo caso però è un ex minore straniero non accompagnato. Questo perché, appunto, come dicevo prima, ci sono due principi che hanno sempre orientato un po' le nostre scelte. La prima è: il minore straniero non accompagnato non ha la necessità di avere una famiglia sostitutiva e il minore straniero non accompagnato non ha la possibilità per il servizio sociale di recuperare la famiglia d'origine per un suo reinserimento. Fondamentalmente la famiglia d'origine del minore non accompagnato è presente nell'assenza. Quindi la famiglia d'origine va sempre tenuta in considerazione e va tenuta all'interno del progetto individualizzato del minore, perché se non sarà l'operatore o l'assistente sociale a tenere i contatti con la famiglia d'origine, sarà comunque il minore che coinvolgerà la famiglia d'origine nelle sue decisioni, o al contrario, sarà la famiglia d'origine che influenzerà le decisioni del minore. Quindi, come
come tutti dobbiamo lavorare mettendo il minore al centro, no? Appunto, sostenendo il suo superiore interesse, la famiglia d'origine non è assolutamente un elemento che può essere trascurato, seppur nella lontananza. Abbiamo preferito credere che potesse essere utile affiancare al minore straniero non accompagnato, che come diceva Giulia prima, parliamo del 60% circa di minori presenti in Italia di 17 anni, quindi persone che alle spalle hanno delle esperienze di vita significative che non possono in nessun modo essere congelate o negate. Quindi l'applicazione di metodologie e strumenti che funzionano perfettamente per adolescenti italiani nati e cresciuti nel territorio di Cremona potrebbero non essere così funzionali o potrebbero non essere così rispettosi delle esperienze di vita di un ragazzo che in realtà si porta con sé non solo un patrimonio culturale, ma un patrimonio esperienziale importante. Quindi abbiamo pensato che la figura dell'ex minore straniero non accompagnato potesse essere per il minore straniero non accompagnato di recente arrivo una sorta di mediatore interculturale, quindi ti aiuto a discernere, ti aiuto a inter ad interpretare alcune esperienze che tu vivrai in Italia, a partire dal rapporto con i servizi pubblici, a partire dal rapporto con l'assistente sociale, con gli educatori, a partire dal rapporto con la casa, con la strada, con la scuola. Quindi perché tu sei arrivato in Italia e ti sei immaginato di poter andare a lavorare immediatamente per sostenere la tua famiglia di origine e qui tutto quello che tu dici viene negato in termini di possibilità. All'inizio tutti ti dicono che tu non puoi lavorare, non puoi viaggiare da solo, non puoi uscire da solo, ci sono una serie di vincoli e di impossibilità che il minore deve essere accompagnato a comprendere. Nel momento in cui è un assistente sociale, un operatore esterno, un'operatrice, un'educatrice, quindi anche la questione di genere talvolta è un punto che va affrontato e va preso in mano e non va negato, no? Nel momento in cui non è più la parte sociale istituzionale a parlare, ma è la parte sociale istituzionale insieme alla persona che ha già sperimentato questo percorso, ne ha già condivisi gli obiettivi, ne ha già compreso il senso e ha già portato a termine un ottimo percorso individualizzato, individuale, è chiaro che le informazioni che passano attraverso il servizio sociale e attraverso la presa in carico del terzo settore hanno tutto un altro significato, un altro peso. Quindi per noi l'ex minore straniero non accompagnato non diventa famiglia sostitutiva, ma diventa modello positivo da seguire, che per noi è probabilmente la soluzione più idonea per questa tipologia di utenza che chiaramente tuteliamo al pari di un minore nato in Italia e in tutela al servizio sociale. Questo ha portato a valorizzare quindi l'esperienza, quindi noi diciamo il minore non accompagna l'ex minore straniero non accompagnato è un esperto per esperienza, quindi la valorizzazione del portare l'esperienza personale all'interno di un sistema di accoglienza, quindi l'ex minore straniero entra a far parte della rete di fronteggiamento, l'ex minore riceve una formazione prima dell'incarico, è quello che vi dirà Selene dopo. Come vengono selezionati questi minori, adesso ve lo spiego, vi stavo dicendo appunto che la persona porta all'interno del sistema di fronteggiamento, chiamato così, o nel sistema di accoglienza, la parte di sé che di fatto si interfaccia e si incastra e diviene compatibile con la presa in carico di un servizio sociale professionale. Quello che noi abbiamo notato è che i minori che noi selezioniamo per poter poi fare il campus per affidatari, che vi spiegherà Selene successivamente, e di fatto che cosa comporta? Che il minore venga selezionato dal servizio sociale e dagli educatori in base a dei requisiti, quando ancora è minorenne. Quindi requisiti di comportamento, requisiti psicologici, requisiti di adesione e di aderenza al progetto individualizzato, rapporto che si è sviluppato col personale educativo. Quindi coerenza del comportamento e dell'atteggiamento del ragazzo nei confronti del suo percorso individualizzato e livello di comprensione da parte del minore non accompagnato degli obiettivi di progetto. Quindi
all'interno di un panorama attuale di 120 presenze di minori non accompagnati sul territorio cremonese, abbiamo 15 ragazzi circa che stanno facendo il campus per affidatari, quindi è chiaro che non tutti i minori stranieri non accompagnati diventano affidatari. È un percorso che parte da un'osservazione da minorenne e che prosegue con una formazione che poi Selene, spiegherà nel dettaglio. L'incarico, formazione, si tratta di accoglienza vera e propria o di una sorta di affiancamento familiare? Allora, la domanda di Valentina è molto importante perché per noi si tratta di un collocamento del minore non accompagnato nell'appartamento dell'affidatario, ma questo sistema non potrebbe reggere probabilmente in un altro contesto geografico, inteso come dimensione della città, perché Cremona è una città comunque con un centro storico molto contenuto. Il comune, la questura, il tribunale e il centro diurno per minori non accompagnati sono tutti molto, molto vicini e anche gli appartamenti dei ragazzi sono molto vicini. I ragazzi trascorrono la loro giornata presso il centro diurno. Non frequentano solo il centro diurno, ma è dal centro diurno che si diramano le attività. Quindi i ragazzi al mattino alle 8:30, alle 9 arrivano al centro diurno e da lì vanno a scuola, frequentano il corso di italiano, frequentano le superiori, partecipano ad attività di volontariato, fanno le attività sportive, ricreative, quindi sono inseriti in tutte le attività della città, attività ordinarie, quindi non attività dedicate. Però il centro diurno è il luogo all'interno del quale trascorrono il tempo con gli educatori e all'interno del quale poi gli educatori strutturano tutta una serie di supporti, quindi a domicilio per l'affidatario, strumenti di visite domiciliari presso l'appartamento per verificare l'andamento del progetto e della relazione fra l'affidatario e il minore affidato. E quindi è il luogo dove si sviluppano le relazioni più strette, quindi è il luogo dell'osservazione del comportamento dei minori. Chiaramente non tutti i minori possono andare in affidamento familiare, ci sono dei minori che devono andare in comunità per caratteristiche di vario genere, quindi siete tutti operatori dal punto di vista, prima di tutto, caratteristiche di età. I minori non accompagnati sotto i 16 anni non vanno in affidamento familiare generalmente. I minori non accompagnati che hanno delle fragilità dal punto di vista psicologico non vanno in affidamento familiare perché comunque c'è un buon livello di autonomia, ecco, di questi ragazzi negli appartamenti. Le ragazze che sono arrivate sul nostro territorio sono tutte ex vittime, sono tutte minori vittime di tratta, quindi non potrebbero mai andare in regime di affidamento familiare. Quindi avviene anche una selezione dei minori destinati a questa tipologia di progetto, a seguito di un'osservazione che si realizza nei primi 60 giorni di pronto intervento. Ok, supporto economico da parte dei servizi sociali. Sì, no, l'ex minore non diventa tutore legale, noi abbiamo i tutori volontari, abbiamo un supporto economico da parte della cooperativa, quindi sì, dei servizi sociali di 250 euro al mese perché i minori stanno a domicilio con l'affidatario nelle ore serali e nel weekend. Tutto quello che riguarda la scuola, il sostegno, il pranzo, i vestiti, le cure mediche sono a carico della cooperativa. E, centro diurno della cooperativa. I minori di 16 anni non vanno in affidamento. Sotto i 16 anni facciamo una valutazione attenta. Sopra i 16 anni, se ci sono i requisiti che vi ho detto prima, prediligiamo l'affidamento familiare di questo tipo, sì. Io adesso lascio la parola a Selene che vi spiegherà appunto tutta la partita invece della formazione nell'ambito del campus per minori stranieri non accompagnati e è uno strumento molto innovativo che Selene sta seguendo direttamente di valutazione dell'ex minore straniero non accompagnato. Serena Fiorini è un'assistente sociale specialista, esperta in processi di integrazione. Lascio la parola a lei. Grazie. Ciao a tutti, mi ha presentato Lara, quindi vado direttamente sul focus, sull'argomento.
Allora, che cos'è la valutazione degli affidatari? Rientra appunto all'interno di un percorso strutturato secondo la 184 dell'83 che affida la valutazione degli affidatari al servizio sociale territoriale. In questo caso la valutazione degli ex minori non accompagnati avviene all'interno dello staff di immigrazione, viene fatta da me e dalla psicologa che è una specializzanda in etnopsicologia presso l'ospedale di Niguarda e quindi abbiamo introdotto una serie di strumenti idonei proprio per la valutazione di atti minori. Tutto ciò per arrivare poi al provvedimento di affido, quindi gli strumenti e la documentazione è stata già ampiamente descritta. Io vi specifico un pochino sia che cos'è il campus affidatari, quindi noi siamo arrivati alla terza edizione, la prima sperimentazione è stata fatta nel 2018. Lara vi ha già spiegato come vengono selezionati i minori che partecipano al campus, insieme ai ragazzi vengono decisi gli argomenti, quindi la terza sperimentazione, il terzo campus, era iniziato quest'anno a gennaio e insieme ai 15 ragazzi che avevamo selezionato avevamo deciso proprio gli argomenti da trattare, in particolare la tutela legale e la tutela dei minori, quindi con un corso formativo tenuto da noi e la partecipazione di due tutori volontari afferenti al Tribunale per i minorenni di Brescia. Una sessione sul lavoro, una sessione sullo sport e il volontariato, una sessione di conoscenza del territorio attraverso proprio una gita sul territorio. E poi la conclusione attraverso una cena culinaria strutturata e gestita dai ragazzi insieme agli operatori e ad una cuoca professionista che specificava e spiegava un pochino che cos'è anche l'alimentazione giusta da seguire, quindi con l'individuazione di alimenti idonei per i ragazzi e per i minori. Attraverso questi gruppi di formazione e dei gruppi di parola dove si poteva rielaborare ciò che veniva e ciò che emergeva nei gruppi di formazione, si riusciva sia a spiegare ai ragazzi l'importanza del proprio ruolo e sia per quanto concerne gli operatori, a cercare di comprendere veramente l'affinità di ogni minore straniero non accompagnato al ruolo di affidatario. Ovviamente il percorso di formazione non era la fine, era solo l'inizio, perché al termine del campus viene rilasciata una sorta di attestato di partecipazione e, ove possibile, abbiamo introdotto una sorta di stage nelle nostre strutture, quindi di affiancamento già a affidatari, sempre seguiti dagli educatori. Dopo lo stage avviene proprio il percorso di valutazione. Tendenzialmente la valutazione degli affidatari inizia dopo 2 o 3 mesi da quando i neomaggiorenni, quindi gli affidatari, hanno iniziato appunto a ricoprire questo ruolo. La peculiarità della strumentazione che io e la collega abbiamo introdotto è stata strutturata attraverso due colloqui, la visita domiciliare presso l'appartamento dell'affidatario con i minori. A seguire, dopo 2 o 3 mesi, un colloquio di monitoraggio, un colloquio con la psicologa, quindi proprio la valutazione psicologica, e al termine appunto l'idoneità, insieme a tutta la strumentazione fornita dal Servizio Sociale Territoriale, quindi da noi, c'era anche, viene affiancata appunto la valutazione degli educatori. Gli educatori ovviamente conoscono i minori già dal percorso di accoglienza, quindi comunque riescono a fornire tutta una serie di valutazioni aggiuntive rispetto a quello che viene fornito da noi professionisti. Nei colloqui noi forniamo delle domande stimolo, quindi partiamo proprio dalle domande stimolo e da strumenti grafici che abbiamo introdotto. Gli strumenti grafici sicuramente aiutano il ragazzo a focalizzarsi sul momento presente, quindi sul qui e ora, e a fare veramente un'elaborazione, un lavoro su se stesso. Abbiamo notato che c'è una rispondenza reale alle domande e al percorso che abbiamo strutturato, quindi i ragazzi si fermano a pensare. Dividiamo il primo colloquio in due momenti, quindi valutiamo e introduciamo delle domande stimolo afferenti al loro passato, quindi chi erano, la motivazione del viaggio e la loro famiglia di origine, ovviamente precisando che se non si sentono di rispondere a quella domanda possono anche dire semplicemente non vogliamo rispondere a questa domanda.
E poi viene introdotta la domanda successiva su chi sono. Insieme costruiamo una sorta di carta d'identità. Quindi proprio graficamente costruiamo all'interno del colloquio questa carta d'identità dove individuiamo gli anni alla partenza e gli anni che hanno ora, le caratteristiche che avevano prima del viaggio, chiedendo tre aggettivi, tre caratteristiche prima del viaggio, tre caratteristiche che loro si riconoscono oggi. Andando più ad approfondire, chiediamo gli aspetti positivi del passato, gli aspetti negativi del passato, cosa hanno lasciato e invece cosa sentono di aver conquistato. Il secondo step è una valutazione, un'analisi insieme a loro della vita in Italia. Quindi chiediamo come vivono le relazioni amicali, come vivono le relazioni con gli educatori e quindi con gli adulti di riferimento, come vivono le relazioni con la famiglia, quindi con la famiglia di origine. Abbiamo avuto anche affidatari che nel mentre hanno costruito in Italia la loro famiglia e quindi chiedevamo anche come vivevano i rapporti e le relazioni con la loro famiglia attuale. E in ultimo le relazioni con i colleghi di lavoro, perché quasi tutti i ragazzi affidatari comunque lavoravano, quindi erano già inseriti nel mondo del lavoro. L'ultima domanda stimolo del primo colloquio di valutazione era appunto focalizzata sulle aspettative e che cosa significa per loro il ruolo di affidatario. Al termine del primo colloquio, diamo loro, un foglio dove, scriviamo quello che ci devono portare la volta successiva, ovvero una costruzione insieme a loro della linea del tempo, suddivisa in momenti. Sicuramente la grafica e la suddivisione dei momenti li aiuta molto a riflettere. Quindi chiediamo paure ed aspettative nei tre momenti fondamentali della loro vita in Italia, quindi nel periodo di accoglienza, nel campus affidatari e poi durante l'affido potenziato. Loro, nel colloquio successivo, portano appunto il foglio scritto, avendoci comunque lavorato e elaborato, nel quale ci descrivono e condividono con noi le paure e le aspettative o le difficoltà che hanno incontrato o che sentono di incontrare, o comunque le aspettative in relazione anche al loro ruolo, quindi al ruolo che stanno ricoprendo. Da lì partiamo all'analisi proprio del ruolo di affidatario, quindi nello specifico come organizzano la casa, come hanno la gestione dei ragazzi, come si vedono loro da affidatari e quindi l'organizzazione sia della struttura, quindi della casa, e sia l'organizzazione dei rapporti con l'equipe educativa. In ultimo, costruiamo insieme a loro all'interno di un cerchio la relazione, quindi la rete di collegamento, fornendo loro cinque stimoli, ovvero prima, la descrizione e la definizione di ruoli e competenze di un affidatario, un minore straniero non accompagnato, l'educatore, l'assistente sociale e il tutore. Chiediamo a loro di partire da uno di questi ruoli e dove vogliono proprio collocarlo sul foglio bianco all'interno di un cerchio. Insieme a loro si arriva proprio a comprendere che siamo tutti interconnessi. Tendenzialmente comprendono e decidono loro stessi di mettere il minore al centro del cerchio, capendo l'importanza e si arriva alla conclusione che al centro c'è il minore perché è lui che ha necessità appunto di tutela, ma tutti insieme lavoriamo interconnessi per la tutela del minore. Successivamente c'è appunto la visita domiciliare con l'assistente sociale che ha in carico i minori e con l'educatore di riferimento di quello specifico appartamento e a distanza di 2 o 3 mesi, come dicevo, c'è il colloquio di monitoraggio. Nel colloquio di monitoraggio riprendiamo gli argomenti trattati. Ripartendo da lì, chiediamo proprio come si sentono maturati nel percorso, quindi i punti di forza e i punti di debolezza e come si vedono loro nel percorso di integrazione in Italia, che tipo di rapporto sentono di aver costruito insieme ai ragazzi e anche qui lo strumento grafico che abbiamo introdotto è una valigia degli attrezzi, quindi loro si trovano su un foglio disegnato proprio una valigia vuota, che riempiamo insieme a loro quegli attrezzi che sentono di aver conquistato durante il periodo sia da minori e sia appunto da affidatari. Ed è bello perché ognuno sente proprio la necessità poi di rivalutare e di verificare come si sente oggi, quali strumenti, quale competenze ha acquisito.
Ed è un momento importante sia per loro sia per noi, perché riusciamo proprio a comprendere l'evoluzione del ruolo di affidatario in quel momento. L'ultimo strumento introdotto è la costruzione della loro strada per raggiungere gli obiettivi. Quindi chiediamo che ci identifichino l'obiettivo o gli obiettivi che vogliono raggiungere. Forniamo loro una serie di matite, penne colorate e quindi chiediamo semplicemente loro di costruire questa strada degli obiettivi e poi di descrivercela. È molto bello perché comunque insieme a noi ragionano sui loro obiettivi e tendenzialmente non c'è mai uno stop. Loro identificano comunque degli ostacoli, ma sono consapevoli che riescono comunque a superarli. L'obiettivo ultimo è comunque identificabile, ha un'autonomia in Italia, ha un raggiungimento di un'autonomia di inserimento lavorativo, ha un supporto reale, emotivo ed economico dei loro familiari nel proprio paese, però mai dimenticando che la loro vita oggi è in Italia. Al termine della valutazione, noi forniamo l'idoneità. È capitato che non abbiamo fornito l'idoneità per alcuni neomaggiorenni, perché comunque abbiamo valutato che non erano pronti per fare gli affidatari. Tutto ciò e l'idoneità viene inserita poi nel provvedimento di affido. Quindi questo è un po' il percorso poi che ci sta portando a una valutazione efficace ed efficiente dei minori, degli ex minori stranieri non accompagnati e quindi degli affidatari. Come li chiamiamo noi, sono esperti di esperienza. Riteniamo che l'esperto di esperienza viene inserito all'interno del percorso di accoglienza dei minori e diventa veramente un ponte e un supporto reale sia all'equipe che ha la presa in carico sia proprio allo staff degli educatori. Quando parlate di appartamento di affidatario, cosa intendete? Allora, in realtà ci sono alcuni affidatari che prendono autonomamente una casa in locazione, mentre ci sono altri appartamenti che sono supportati e forniti dall'ente gestore tendenzialmente. Si presume che l'ex minore abbia una sua collocazione abitativa in cui accoglie l'affidato? Assolutamente sì, e attraverso appunto il collocamento temporaneo e poi il provvedimento di affido, tra l'altro, viene proprio sentenziato che il minore viene affidato appunto a quell'affidatario. Un affido con determina, con provvedimento di affido, sì. In ultima cosa, con la collega avevamo deciso di iniziare una sperimentazione di gruppi di auto mutuo aiuto, di supporto per gli affidatari, perché comunque ci siamo resi conto che gli affidatari tra di loro hanno una necessità di confrontarsi e quindi a settembre molto probabilmente avvieremo appunto una sperimentazione di gruppi di auto mutuo aiuto. Penso di aver risposto anche alle domande. Sì, ok. Io ho terminato. L'unica cosa che eventualmente, se aveste necessità di avere una serie di modulistiche anche in visione, ho visto che c'era Valentina che diceva se c'è una scheda di progetto da sbirciare, sì, abbiamo elaborato molto materiale in questi anni, che è un materiale che è proprio derivato un po' dall'analisi della situazione di Cremona, dalle comunicazioni inviate al servizio centrale, a proprio un'interlocuzione con la giunta, con la nostra dirigente che ci ha comunque sempre invitato, ci ha invitato a mantenere un'elaborazione forte dell'esperienza perché negli anni si è proprio molto molto modificata. Quindi sì, avevo detto a Giulia che avremmo fornito del materiale già elaborato, che è materiale descrittivo, proprio della tipologia di progetto, del concetto di esperto per esperienza. Abbiamo avuto a disposizione anche degli studenti universitari che hanno fatto analisi approfondite di questo sistema di accoglienza con la Cattolica di Milano. L'esperienza che state descrivendo è molto interessante, ma presuppone una forte integrazione con il terzo settore. Noi viviamo in simbiosi con il terzo settore, nel senso che la nostra equipe è un'equipe altamente integrata che prevede un lavoro quotidiano insieme. Come vi dicevo prima, è molto facile per noi uscire dall'ufficio ed essere presenti all'interno del centro diurno. È assolutamente indispensabile e avviene sempre che gli operatori del comune vadano a fare le visite domiciliari insieme agli educatori.
Abbiamo diversi strumenti di comunicazione continua, gruppi di WhatsApp piuttosto che equipe molto frequenti. E quindi sì, l'integrazione con il terzo settore è un po' la caratteristica che ci ha consentito negli anni di strutturare un sistema che è nato da due teste che hanno pensato insieme e quindi conseguentemente che si muovono insieme. Non esiste nessuna decisione che il comune prenda senza l'ente gestore e al contrario questa dinamica è sempre stata molto presente all'interno del nostro territorio. Quanti minori avete in affidamento al momento? 34. 34. 50, sì, poco meno di 80 in questo momento. Sì. Diciamo che il progetto SIPROIMI, per esempio, che a Cremona conta 33 posti, è per lo più realizzato in affidamento familiare. Poi abbiamo due posti femminili per minori vittime di tratta che sono in comunità, abbiamo sei posti maschili che sono in comunità e collochiamo situazioni particolari, come vi dicevo prima. È vero anche che oltre ai 33 posti che abbiamo nel SIPROIMI, come vi dicevo, abbiamo un centinaio di minori extra SIPROIMI, per lo più in affidamento familiare, anche però collocati in comunità, talvolta anche per opportunità e per la ricerca di posti disponibili, perché abbiamo avuto momenti, in particolare nel 2017-2018, 2017, dove sono arrivati più di 200 minori ed erano anche molto giovani, quindi alcuni che sono arrivati a quell'epoca sono tuttora in accoglienza. Quindi lo strascico delle comunità, che peraltro lo strumento della comunità educativa è uno strumento rispettabilissimo che ha da parte nostra la massima fiducia, quindi noi non escludiamo assolutamente l'utilizzo della comunità educativa, anzi, però riteniamo che anche in coerenza con la normativa sull'affidamento familiare, questa possibilità di semi-autonomia o comunque di riconoscimento dell'esperienza di vita anche attraverso un collocamento più soft rispetto alla comunità sia anche in alcune situazioni più rispettoso nei confronti di un'esperienza di autonomia già acquisita dal minore in altri contesti, in altri momenti di vita. Gli appartamenti quanti sono? Sono dell'ente gestore, come diceva Selene prima, alcuni sono appartamenti dell'affidatario perché magari ha già una situazione lavorativa assolutamente stabile, quindi è nelle condizioni di avere un suo appartamento in locazione privatamente, altri sono forniti dall'ente gestore, gli appartamenti in questo momento sono 14, 15. Se si volesse replicare questa esperienza, coinvolgere il servizio centrale comune, necessariamente sì, comune prima di tutto, nel senso che non bisogna mai dimenticare che l'ente capofila del SIPROIMI è il comune, il servizio sociale è responsabile per la presa in carico del minore, quindi senza servizio centrale e senza comune non esiste nessun tipo di progetto. Quindi già a prescindere proprio dall'origine del SIPROIMI, il coinvolgimento dell'ente locale è necessario. L'ex minore, oltre all'appartamento che offre disponibilità abitativa all'affidato, ha anche una stabilità lavorativa ed integrazione con il territorio locale. La stabilità lavorativa, direi per la quasi totalità degli affidatari, l'integrazione con il territorio locale è uno dei requisiti che devono emergere durante la selezione e poi la valutazione dell'affidatario, quindi assolutamente sì. Sì, allora, grazie tantissimo, ringrazio tantissimo il Comune di Bari, quindi Miriana De Astis che ci ha salutato per l'intervento e per questa esposizione rispetto ai tanti progetti presenti sul proprio territorio che si sono susseguiti negli anni, ma comunque anche proprio ai progetti vari che hanno attivato, quindi a tutto ciò che sono riusciti ad attivare sul proprio territorio. Ringrazio tantissimo anche Lara Raffaini e Selene Fiorini perché hanno puntualizzato anche alcune questioni e concetti fondamentali come appunto la responsabilità appunto dell'ente locale e per il loro percorso, per il loro lungo percorso, possiamo dire, rispetto a questa esperienza di affidamento familiare, che comunque è un'esperienza molto particolare e specifica, insomma, non, chiaramente non è da banalizzare, appunto, ed è un'esperienza che loro hanno portato avanti per anni come appunto una progressiva, quindi.
possiamo dire che questo affidamento, appunto, affidamento a neomaggiorenni, l'affidamento potenziato è quindi il risultato di un lungo percorso del Comune di Cremona. Quindi ci auguriamo che tutti i territori riescano comunque ad attivare qualsiasi forma, appunto, di affidamento familiare. Nelle varie possibilità. Chiaramente questa non è l'ultima, non è l'unica, ma è una delle tante interessanti che sono state attivate. Ringrazio tutti e se ci saranno altre domande, se ci sono delle domande a cui non abbiamo risposto, possiamo rispondere anche in un secondo momento. E a presto, quindi buon lavoro a tutti. Grazie.